fai sembri il personaggio. Ho detto, è grazie alla voce e al costume che ho addosso che divento personaggio, perché la voce entra in me, ma non mi accorgo perché, ma mi assale e riesco a fare il personaggio. Io esagero tutto, perché devo far ridere in ogni caso, Allora, ma cioè. raccontami un po' come sei arrivato a fare l'attore, il mimo. Volevo fare una roba diversa dagli altri. Rimasi folgorato da Lindsay Kemp, allievo di Bowie e Sì. Kate Bush. Mi ha dato una energia, un input e una voglia di cominciare a fare qualcosa. Facevo già dei costumi per il carnevale, ma giusto per me stesso, per divertire la gente in strada. E a casa mia avevo iniziato a fare degli show per gli amici. Quando mio padre e mia madre andavano via, chiamavo i miei amici e venivano 7, 8, 10 persone. E facevo vedere i miei primi show, che erano i personaggi degli anni 80, qualche rock band, Callas, Pavarotti, Edith Piaf, ma non erano di carta, erano di stoffa. Poi mi venne un sogno, sognai Marilyn Monroe nell'83 e realizzai il primo costume di carta, che era Marilyn Monroe. E cominciai tutto così, cominciai a creare uno show interamente di carta. Poi in quel periodo lavoravo nel primo, credo, negozio di maschere in Barbaria delle Tole, creava maschere con la cartapesta ed era proprio agli inizi del carnevale, quello nel 78 è rinato il carnevale a Venezia. È stato un famoso regista, Pascaparro. Ha organizzato un carnevale nel 78 in cui ha messo un materiale tipo che si tira, che fa tipo ragnatela. Io non l'ho vissuto questo carnevale, l'ho vissuto dopo. E ho cominciato ad affrontare il pubblico della strada, quindi un pubblico misto, che è quello che poi mi trovo alla fine anche adesso nei miei spettacoli. Con i costumi di stoffa non avevi il cambio così veloce. No, erano costumi Che ci mettevi molto un po' per. ridondanti per il carnevale, con un uomo pesce, con delle branchie fatte di cartone, delle vere conchiglie che avevo dipinto d'argento, un uccello lira fatto con delle calze di collan che mia mamma buttava via. Questo era a me il più bello, però mi hanno proibito di farlo. Un transessuale del 700 con un pene enorme così, due tette così, era fantastico. No, devo dire che ero involontariamente, molto genuinamente, ero abbastanza. Scandaloso. Sì, ma non lo facevo perché volevo per forza provocare. Mi veniva così. Poi ho fatto l'oroscopo tratto da un'immagine di Copernico, una litografia, e aveva tutti i segni zodiacali e l'ho riproposto cucendo gomma piuma ricoperta di stoffa dipinta a mano. Questo è il più bello. E ho fatto questa performance dell'astrologo e il performance dell'uomo toro, torero, il fantasma di un toro, un torero che insieme sono morti nella corrida, quindi c'è questo fantasma, c'è quest'uomo che è metà toro, metà uomo, ma tutta con roba che trovavo nella spazzatura. Le mie prime volte erano proprio al carnevale, ma non facevo personaggi famosi, non usavo la musica. Ma Dopo il cosa è passaggio è successo? stato appunto il sogno di Marilyn Monroe e gli amici che venivano a vedermi in casa. Uno un giorno mi ha detto: "Ma perché non provi? Partecipo a questo concorso", e ho vinto io. Ti parlo del 1988, perché ho portato qualcosa di nuovo ed è uno show che è ancora vincente, perché è comunque fresco, lo tengo attuale. Whitney, Attina, Bruce Springsteen, Sì. Dolly Parton. I La primi costumi li ho fatti io da I primi, solo, sì. Poi ho conosciuto un ragazzo olandese e abbiamo cominciato insieme a lavorare e a far sì che il costume si cambi da due o tre personaggi. Sono tornato da un mese di San Francisco, 28 spettacoli. Siamo arrivati 5 giorni prima perché poi quello che lavora con me è rimasto 3 giorni chiuso in teatro per fare le luci, insomma. Porto via fenomeno. solo un set di costumi. Se si rompe qualcosa, si rimette a posto con lo scotch o con la carta. A volte succede che è divertente. Siamo andati a Helsinki e mi parlavano di un gruppo heavy metal. Allora, siccome non avevo un personaggio locale, in un giorno abbiamo creato un costume. Io ho problemi a lavorare senza musica. Proprio non potrei mai. Non potrei mai neanche non avere un pezzo di carta addosso. Quindi per me il trucco importante, Marceau aveva una maschera, c'era cioè la sua, come ho io.
finché non sono perfetto, non vado in scena. Ho cantato in giapponese, ho fatto questo brano, ti ho detto Helsinki, sono Sì. cantato in Beh, 16-17 lingue ok, diverse guarda, è tedesco, quello che non so dici. quello che dico, però Certo. è perfetto. Sì. Devo, ovviamente leggo le parole, insomma. Sì.